Cari followers, oggi vi voglio raccontare una storia che mi è capitata quest'estate. Immaginate, siamo sulla Torino Caselle. Fa molto caldo, finestrini giù, musica a palla, cantare a squarciagola e Sanremo, fidatevi, mi faceva un baffo. Ad un certo punto vado per fare un sorpasso e tac! Tac! Una pietrolina sul parabrezza. E quel pomeriggio estivo, molto caldo, dove cantavo a squarciagola, si è trasformato come quelle grandinate estive che ti prendono all'improvviso. A quel punto, dopo essermi consultato con qualche santo, ho incominciato a pregare. Nella speranza che non fosse successo nulla al parabrezza. E invece... Benvenuti da De Gregorio Group, azienda del torinese dedicata a offrire un servizio completo per le esigenze dei nostri clienti. Quando i nostri clienti ci contattano, e se anche tu avessi la necessità di sostituire il tuo parabrezza o lunotto danneggiato, ti lascio qui sotto il link per ricevere un preventivo dettagliato e gratuito. Ma torniamo a noi. Quando i nostri clienti ci chiamano, cercano una soluzione rapida e affidabile per riparare i vetri danneggiati dei loro veicoli. Oggi vi guiderò attraverso il processo di preparazione del vetro prima della sua sostituzione. Prima di iniziare lo smontaggio del veicolo è fondamentale preparare il vetro per garantire l'integrità e la sicurezza. Verifichiamo attentamente che il vetro sia privo di danni, graffi o residui di grasso, sia internamente che esternamente. Solo quando siamo sicuri che il vetro sia in condizioni ottimali, procediamo con la fase di preparazione vera e propria. Prima di tagliare il parabrezza, rimuoviamo le spazzole tergicristalli e qualsiasi mascherina esterna. Il momento più delicato e affascinante è il taglio del parabrezza. Utilizziamo un filo speciale, avvolto con cura attorno al vetro, per garantire un taglio preciso e sicuro. We'll be right back.
Dopo aver preparato la carrozzeria, applichiamo un attivatore sia sulla scocca che sul vetro, per garantire una perfetta adesione della colla. Una volta incollato il vetro, il tempo di asciugatura richiede circa 50 minuti, ma la durata totale dell'intervento può variare a seconda del tipo di veicolo. Dopo l'installazione, il veicolo deve rimanere fermo per un'ora, affinché la colla possa asciugarsi completamente, garantendo la massima sicurezza per il cliente. Rimontiamo quindi le spazzole tergicristalli e le altre parti esterne e il veicolo deve restare fermo per altri 3 quarti d'ora per consentire che la colla si asciughi completamente. Ecco, il vostro veicolo è pronto per riprendere la strada in totale sicurezza e con un vetro completamente riparato e integrato alla perfezione. A questo punto non mi rimane altro che ricordarvi, se ancora non lo avete fatto, di iscrivervi al nostro canale. E grazie a tutti i nostri clienti che hanno scelto De Gregorio Group Carrozzeria per le vostre esigenze di riparazione del vetro. Da Dario il videomaker è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!